Siamo entrati nel mese di luglio e col mese di luglio si inizia a parlare di ferie e quindi anche di viaggi e mete turistiche. È arrivato il momento quindi di prenotare le vacanze, anche se la maggior parte degli italiani lo ha già fatto. Secondo le analisi comportamentali messe a punto dai maggiori siti di prenotazione online che osservano i trend per il 2019, il 90% degli italiani andrà in vacanza, il 30% lo farà a luglio, mentre il 36% lo farà ad agosto, gli altri in ordine sparso. Di coloro che hanno deciso di partire, uno su tre ha deciso di destinare più risorse economiche e più giorni rispetto al 2018. Il borsino delle destinazioni poi parla chiaro: mare, mare, mare e ancora mare. Città d'arte quindi in calo. Il 50% del popolo dei vacanzieri resterà però in Italia, mentre solo il 13% ha scelto la Grecia, a seguire la Spagna, tra le mete estere più gettonate. Quali sono le mete che più vi stanno richiedendo in sto periodo? Sicuramente tutto il Mediterraneo per quanto riguarda Spagna, Grecia, piuttosto che Lampedusa quest'anno è andata in modo particolare, o se no sempre la nostra cara Puglia o Sicilia, sicuramente sia per i villaggi che la sistemazione in appartamento. Poi c'è anche tutto l'estero, immagino che sia anche quello insomma un mondo a sé. Stanno andando molto anche viaggi di lunga percorrenza in Giappone, Sudafrica e Perù. Tre mete che stanno andando molto bene perché gli operatori con cui noi lavoriamo sono i migliori e hanno sviluppato proprio delle formule ad hoc per il cliente, quindi non solo partenze di gruppo con lingua italiana ma anche un po' fai da te, quindi per dare al cliente la possibilità di vedere cosa vogliono, le cose più incuriosisce, e poi dopo dare libero sfogo alle visite.